È bravo il Brescia, nel giorno più triste risponde alla provocazione di Dino Baggio, gran gol dei suoi e degno della miglior forma premondiale, e poi non si ferma quando il Piacenza straripa Lecce. 3 gol, 2 di Bizzarri, degno sostituto di Ubne, e 1 di Neri, perfetto nel piazzare a fil di palo un calcio di rigore strappato non a caso da Bizzarri. E tra i tanti rimpianti, i se e i ma, non può passare in secondo piano il fatto che il bomber di oggi sia stato forse troppo a lungo parcheggiato in panchina. Come detto, però, tanto di cappello per Neri, per il fuoriclasse Sabau e tutti i loro compagni che oggi hanno saputo rispondere anche a quei tifosi che, dopo il gol bomba di Baggio, li avevano accusati di non possedere i cosiddetti attributi. Velo pietoso, come non mai, ma nonostante tutto, intriso di malinconia per un Parma che viene fischiato nonostante Asprilla, un generoso Mussi, un Maidomo Cannavaro e il gran gol di Dino Baggio. Oggi si aspettava qualcosa di più dalla partita, dai giocatori, dal pubblico? Ah, la partita poteva sicuramente, ci aspettavamo una vittoria, poteva essere sicuramente diversa, chiudere in maniera diversa, ma... Il pensiero di tanti dei miei giocatori è rivolto ai campionati del mondo e quindi nella loro testa è predominante questo, e di conseguenza quando trovi squadre invece che hanno urgente bisogno di fare bene rischi anche di soccombere. Ora il Parma passa a Malesani e Carlo Ancelotti confida agli amici che dopo i mondiali di Francia si trasferirà a Madrid a fare da assistente al suo maestro Arrigo Sacchi. Come dire, nulla di nuovo sotto il sole, sia pure quello del re di